ma sai quanto ragazzi? Sono sempre scappato via. Sposai una figlia di un conte a Roma, a Zaccheno. Io facevo scuola del taglio principe, sai come mi chiamavano? Il mago del taglio. A Sassi, avevo più di 100 allievi, Olbia, Palau, Maddalena, Calangiano, Macumere, Nuoro, poi dovevo andare a Cagliari, non sono venuto perché i soldi no, non pagavano, non avevano soldi, voi che sarte hanno soldi, tutti figli di operai. Mi chiamavano il mago del taglio. Ma tu facevi il E sap. là a Arzachena abitavo. Al centro c'è un albergo, ristorante albergo, e io ero in quell'albergo là. Allora, la famiglia là, come si entra proprio, c'è un tavolo lungo con 6-7 figli, e sta ragazza era di fronte a me, perché mi piace nel ristorante andare sempre all'angolino quando sono sola. E allora mi guardava, ma io non ci facevo caso, perché cazzo. Sai cosa fa? Io finisco di cenare e stavo per uscire per comprare le sigarette, che era vicino all'albergo c'è un tabaccaio. A Zaccheno ce n'è uno, solo un tabaccaio, sì, che è un piccolo paese, non è grande. E allora, come finiscono anche loro, uguale. Mi alzo, sono alzati anche loro, a un certo punto questo bestione che era alto, grosso, pam, gli danno schiaffo alla figlia. Boh, dico io, cosa è successo? Mentre io esco, mi guarda con uno sguardo cagnesco, voleva picciare anche questo stronzo. Io dico, ma... E io sono andato, la mattina, ti vedo uno con una sarronca là, dice, ma lei chi è? Perché è un interrogatorio? Cioè, quello lì è un conte. Conte quello là, ha detto, quello è un contadino, gli ho detto. Quello è un contadino, non è un conte. Si vede che la madre l'ha mandato a informarsi, io ho capito, a informarsi che di me, chi sono, chi non sono, eccetera, eccetera. Non ho detto nulla, niente. Quello è un contadino, me ne sono andato. Basta.